Nella sala della giunta comunale siamo nel palazzo del comune di Arezzo, in questo caso ovviamente in compagnia del primo cittadino Alessandro Ghinelli, tra pochissimi giorni, due anni dal suo insediamento. Io inizierei da questo quadro che è alle sue spalle, perché credo che il tema della cultura sia uno dei temi che insomma, ci è parso tra i suoi più, più cari. Tra l'altro ultimamente c'è stata anche la presentazione di questa scuola di musica legata a Fiesole. Insomma, Insomma, partiamo da questo tema un pochino più morbido, poi insomma, piano piano vedremo dove andremo a parare. Beh, insomma, curioso che tu definisca morbido il sì, tema della... giornalisticamente parlando, politicamente parlando. Sì, è vero, è vero, però in realtà è un tema sul quale questa amministrazione, come giustamente ricordavi, ha puntato molto e ha profuso anche molte energie, non parlo soltanto di risorse economiche, ma proprio di energie nel senso dell'impegno delle persone. Far rinascere una stagione culturale che si allontanasse in maniera decisa da uno schema sostanzialmente di altissimo livello ma monotematico come era quello voluto dalla precedente amministrazione non è stato facile, a partire dalla ricostruzione dell'intero ufficio cultura che aveva perso un po' di charme nel passato in quanto molta della eh, diciamo, politica culturale era stata veicolata direttamente dalla Fondazione Guido d'Arezzo. Abbiamo deciso di cambiare schema, di riportare la cultura dentro il comune, la Fondazione Guido d'Arezzo si occupa di musica, si occupa in questo momento ancora prevalentemente di coralità, poi avrà un suo futuro che oggi forse possiamo anche prefigurare, ma al momento attuale la politica culturale del comune è decisa dalla giunta e eh, attuata dall'ufficio cultura del comune di Arezzo. L'attività è stata molteplice sia nel campo delle arti grafiche, delle arti figurative della musica, giustamente veniva ricordato il recente patto stretto con la scuola di Fiesole che porterà ad Arezzo, cosa mai avvenuta in precedenza, un conservatorio, una scuola di alta formazione, quindi Arezzo città della musica. Arezzo Città dell'Oro, quindi anche tutto quello che significa il Museo dell'Oro, che continua a chiamar così ormai per vezzo, un po' per scaramanzia, ma che in realtà si chiama Casa dei Tesori di Arezzo, dove andranno anche ad esporsi alcune delle numerosissime opere presenti oggi al Museo Statale eh, d'Arte Medievale Moderna, che come sapete ha difficoltà di fruizione, quindi. Per, come si dice noi italiani, tagliare la testa al toro: se Maometto non va alla montagna, vorrà dire che sarà la montagna che va da Maometto. Abbiamo chiesto alla direzione del Polo Museale Toscano di darci la disponibilità. Di esporre in palazzetto di Fraternita alcune delle opere che sono presenti in quel museo, abbiamo avuto eh, assenso e quindi nei prossimi mesi completeremo il percorso dei tesori di Arezzo, che non sono soltanto loro, non soltanto loro artistico, ma anche i quadri, le opere d'arte che eh, da sempre esistono in città. Fermo restando che c'è poi il nodo centrale che è la fruizione degli affreschi di Piero della Francesca, che è sempre nel, nel turbine della polemica perché insieme al vescovo stiamo cercando di ottenere l'autorizzazione a fare questa, questo ingresso indipendente che liberi di nuovo la Chiesa alle attività ecclesiali e di fede e lasci la Cappella a una fruizione anche forse più densa, più attenta, più programmata di quanto non avvenga oggi, in modo tale da poterne fare veramente veicolazione di tipo programmatico sui media, in modo tale da avere una pubblicità su quella che è una delle opere d'arte più importanti d'Italia. Eh, ma cosa manca? Manca che in sovrintendenza ci si convinca che quel percorso è fattibile ed è anche compatibile con... La qualità, la classe e la storia delle murature che si intendono attraversare. So che c'è un discorso aperto tra il progettista che ha messo in campo la diocesi e la sovrintendenza, quindi io spero che si arrivi a compimento quanto prima. Il progetto era stato presentato direttamente al ministero l'anno scorso, ma senza esito perché poi c'è stato anche un avvicendamento ai vertici. Oggi credo che si sia a buon punto con la sovrintendenza di. Grosseto sia in Arezzo come la chiama il Ministero, cioè voglio dire, ci muoviamo in un panorama in cui viene declinata la sovrintendenza come di Grosseto sia in Arezzo e questo è imbarazzante per questa città. Allora, qui tra l'altro il sindaco introduce un tema, insomma, che è molto importante, che è quello delle aggregazioni, insomma, e che secondo noi, ma non solo... Eh, insomma purtroppo ha picchiato duro no? in questa città, comunque ne abbiamo buscato come si dice insomma in, in gergo, lei tra l'altro è presidente del lato, insomma eh, ora facciamo una piccola divagazione rispetto ai temi della nostra scaletta la che... la ecco la spazzatura però no. insomma sono, sono ecco, temi molto sentiti dalla popolazione perché appunto poi come mi sembra di capire anche in questo caso insomma, queste aggregazioni non facilitano le comunicazioni, quindi se già la burocrazia e la politica prima era lei forse ora lo è ancora di più. Guardi, per motivi personali che non intendo qui ripercorrere, però potete credermi, ho avuto la necessità di frequentare il Policlinico di Siena nelle ultime settimane e devo dire che ho fortemente sentito l'incompleta della Due Mari, perché quando si fraziona in un territorio il servizio, ad esempio sanitario, si ha il dovere di rendere le comunicazioni più facili possibili, anzi l'infrastrutturazione del territorio doveva precedere questo accorpamento che c'è stato quindi eh, tu hai detto giustamente Arezzo ne ha buscate, purtroppo ne ha buscate pesantemente perché è la città che ha ancora oggi il maggior numero di abitanti nel sud della Toscana ne ha praticamente quasi il doppio di Siena che ha il PIL più alto, è la seconda città in Toscana come PIL e quindi non abbiamo da rendere conto a nessuno non abbiamo un policlinico, ma non credo che le politiche economiche e sociali di un'area vasta si debbano basare solo sulla sanità. Si basano sulla sanità per chi mette i denari, la regione che ha l'80% del denaro e delle risorse bloccate sulla sanità. E quindi è certo che se devo dividere per risorsa sanitaria, Siena drena tutti perché è sede di policlinico, ma non si fa così la politica. E allora diciamocelo anche: io ho fatto un accenno prima, ma tu non, non mi hai rilanciato la palla, ma te la rilancio io. Ma potrei chiedere una politica regionale della cultura? Potremmo mettere a sistema, ma non soltanto il sud della Toscana, ma anche la costa, pensiamo a Pisa, ma anche Firenze, ma anche Massa, ma anche Pistoia. Non possiamo continuare a rubarci i turisti. I turisti vanno messi a sistema. Firenze scoppia. Firenze non riesce più a dare un prodotto ragionevolmente fruibile perché è ingorgata di gente. L'ho raccontato giorni fa, lo racconto anche a voi, per andare dalla stazione a Piazza del Duomo ho provato a rimanere sul marciapiede da cima a fondo non mi è riuscito, perché c'era tal Tanto flusso di turisti che in qualche punto sono dovuto scendere per strada. Questo vuol dire non saper programmare l'ingresso turistico in Toscana. Significa continuare a vedere Firenze centrico, tutto l'agglomerato che sta all'intorno, mentre con poca spesa si potrebbe riuscire a razionalizzare la risorsa turistica. E ne avremmo un bene tutti, ne avrebbe un bene anche Firenze. Però purtroppo evidentemente in Regione si pensa ad altro e quindi non... noi rimaniamo a fare la nostra fortuna. Uno dei motti della mia campagna elettorale è stato Quisco e Faber fortune sue e rimango assolutamente su quella eh, onda perché o facciamo da soli o non si arriva. Allora David, a te la palla per la prossima domanda. Allora intanto dire... non abbiamo detto che siamo nel Palazzo del Comune a registrare, che direi che è uno dei palazzi più belli della città in ogni caso. Allora, io che vorrei andare sulla politica più in generale. Lei si definisce un uomo di centrodestra, ma oggi con eh, Macron in Francia che fa un governo trasversale, con Renzi che sembra che chiaramente vuole fare un accordo di governo anche per le prossime politiche con Berlusconi, ha senso parlare di destra o di sinistra? O, quindi non esiste più la destra-sinistra e la sinistra, oppure ancora esistono delle differenze? Ma non c'è dubbio che esistano, che esistano in senso stretto. È chiaro che poi queste differenze una volta che le porti a livello di politica amministrativa locale si disperdono completamente, cioè la politica che fa un sindaco... Come me, che è stato eletto da un elettorato di centrodestra, se la guardate bene, è una politica che potrebbe fare un sindaco anche di centrosinistra. Non ci sono grandi differenze se non su alcuni temi. La sensibilità nei confronti del tema dei migranti è una, non nascondiamoci dietro un dito: è evidente che questa amministrazione fa una politica di un certo tipo, un'amministrazione eh, di centrosinistra ne fa un'altra. Ma sulla spazzatura, quello che dico io in conferenza, anzi in assemblea generale Ato di fronte a 105 sindaci, quello che dico molto spesso è condiviso dalla maggior parte dei sindaci anche se non sono di centrodestra. Quello che dico io sulla sanità, l'avete letto sui giornali, lo dicono persone che non, non rispondono certamente alla politica di centrodestra. Cioè quando guardi i bisogni dei cittadini non c'è dubbio che non c'è colore politico nelle azioni amministrative. E quindi tutto si stempera. Questo non vuol dire che. Tutte le politiche vanno bene, vanno bene le politiche che mettono il cittadino al centro dell'attenzione dell'amministrazione, cioè ogni azione di questa amministrazione è volta al miglioramento dei servizi, alla riduzione del costo per erogarli e all'efficienza che in generale il sistema può produrre. Bisogna impegnarsi, bisogna farsi venire delle idee, e me le posso far venire io, le, po le posso venire al sindaco Cornioli o al sindaco più di sinistra della provincia di Arezzo. L'importante è sapere che si lavora per i cittadini. Poi ci sono i grandi sistemi, no? per cui si dice ma Arezzo alla fine forse è isolata in una Toscana che è prevalentemente di centro-sinistra. Anche no. Io con il governatore Rossi ho trovato un accordo molto migliore di quanto non ho trovato con altre istituzioni provinciali. E che vuol dire? Ho trovato una persona che mi è stata a sentire, ha condiviso un progetto di città, badate bene, governata da un uomo che non è assolutamente assonante alla sua parte politica, però alla fine ha capito quando gli ho proposto la mia idea del Museo dell'Oro, mi ha detto Sindaco, se fai così vinci. E infatti mi è venuto dietro e ha finanziato un'operazione che ritengo di grande rilievo per la città. Io tornerei un attimo alla sanità eh, mm. che abbiamo solo sorvolato, insomma è di questi giorni, poi andiamo in pubblicità, è di questi giorni che insomma, questa polemica, non so neanche, io, io l'ho chiamata più uno sfogo no, del dottor Ralli. Lo dico dottore perché secondo me l'ha fatto più da medico che da consigliere comunale, proprio per Beh. come, come l'ho ecco, vissuta io personalmente nel raccogliere appunto questo sfogo. Ecco, mm, non lo so, eh, sappiamo benissimo insomma, che comunque anche in sanità le nomine sono politiche, quindi questo, il fatto che sia venuto comunque da un partito che insomma, poi alla fine è, è sicuramente vicino al, all'attuale eh, direttore generale, insomma, lei come. Come ritiene insomma, questo, questo sfogo del dottor Ralli, che poi è stato insomma, sottoscritto anche da altri. Esatto, quindi c'è una condivisione, non è soltanto il dottor Ralli. Lui ha lanciato il sasso in piccionaia. Sicuramente lui ha elementi di giudizio più freschi e più diretti di, chi, di, di chiunque altro, perché è un medico che lavora al nostro ospedale San Donato e ha messo il dito con estrema facilità sulle piaghe che esistono. Io credo che lui si sia posto in maniera cosciente nei confronti di un tema esistente, un tema peraltro che non ha sollevato lui per primo. Oggi fa scandalo che lo sollevi lui, che è un uomo che appartiene alla stessa classe politica del soggetto recettore della sua critica. Ma il sindaco d'Arezzo è da tempo che parla di liste di attesa, che parla di disservizi, che parla di problemi strutturali del San Donato, che parla di problemi sul personale. Oggi lo dicono anche medici che non appartengono alla mia area politica. Cosa vuol dire questo? Che il problema c'è, non è una finta, il problema c'è. Il dottor Desideri si è un po' giocato la sua credibilità promettendo a più riprese che non ci sarebbero stati tagli su Arezzo per produrre un miglioramento nelle altre città di area vasta sui qua, sulle quali ci sono oggi dei peggiori servizi di quanto non ci siano ad Arezzo e quindi mettendo risorse lì ed evitando di metterle a letto ma senza tagliare nulla ad Arezzo si è giocato una credibilità vera e seria io ora voglio vedere i numeri cioè finora abbiamo parlato sulle sensazioni il dottor Raglia ha parlato sulla sua esperienza. E adesso gli chiederemo i numeri. Ci fai vedere le assunzioni degli ultimi sei anni e vediamo se hanno il trend che io mi aspetto oppure no. Però voglio vedere le mie, voglio vedere quelle di Siena, voglio vedere quelle di Grosseto e voglio vedere il cambiamento. Una cosa devo dirla: io non mi diverto a far polemica, mi diverto a affrontare i problemi per risolverli. Se le risolvo sono bravo, se non le risolvo sono un somaro, lo dico. Eh? E questo vale per tutti, però attenzione, eh? le, le patenti di somaro sono pronte, basta metterci un e una firma sopra. Non è possibile che si continui a voler gestire la sanità nel sud della Toscana con lo schema che oggi è vigente. Questa riforma purtroppo è ormai quasi un anno e mezzo che è stata varata, non ha ancora prodotto i cambiamenti organizzativi che erano stati promessi. E badate bene che si era parlato di cambiamenti organizzativi che avrebbero portato a un risparmio di risorsa che poi sarebbe stata investita nei confronti di quei territori che ne avevano più bisogno. Ci sono tanti indicatori che possono essere presi come rappresentativi del benessere clinico o del benessere sociale. Tra quello clinico c'è la durata media della vita. Ci sono situazioni nelle quali la durata media della vita è più bassa che non altrove. È corretto, è giusto, è sacrosanto ed è umano ed è etico aumentare la risorsa in quei luoghi, senza però toglierla altrove. Questo è il gioco sul quale qualcuno ci si è giocato la credibilità. Ora andiamo a fare i conti, visto che anche qualcun altro ha sollevato il problema, facciamo i conti e vediamo se è vero o no. Allora, dopo la pubblicità, magari poi questi conti, sindaco... Quando è l'ora ce li dirà anche a noi. E continuiamo a parlare con il sindaco Alessandro Grinelli, tra l'altro, anche dei fatti di Torino, perché insomma, tra poco c'è la giostra. Quindi, comunque sia, anche la nostra città avrà a, che fare, eh, avrà a che fare con il concentramento delle persone. E quindi, ci vediamo fra poco. Eccoci tornati in questa bella chiacchierata con il primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli, nel Palazzo Comunale, ribadiamolo, uno dei più bei palazzi della nostra città, che i turisti credo ammirino. Sono invidiato da molti politici che mi vengono a trovare, che girano più o meno i comuni, dicono che una sala bella come questa è raro trovarla, E quindi fa molto piacere che sia. Poi siamo. la bellita anche Sindaco, con il quadro e prima o poi sia la sì, sede così. di un incontro internazionale e istituzionale questo palazzo. Vediamo. Vediamo. Ma lancia questi sassi così, vada in fondo, se lancia il sasso lo lanci per bene. Vabbè, torniamo a parlare. Ho visto altre città, tipo Lucca, che sicuramente a chiarezza non ha nulla da invidiare, poi se sede di qualche incontro, ora G7 ci sono stati, ma c'è bilaterali, ci sono tanti incontri. Sì, certo. Potrebbe che essere potrebbero anche Arezzo, sedi, portare di persone nella nostra città. Allora, ci eravamo lasciati prima della pubblicità, mh, insomma, <coughs> pensando di fare un ragionamento, perché quello possiamo fare, su quello che è accaduto a Torino. Io personalmente ho avuto modo di raccogliere intorno a luna di notte la testimonianza di un aretino che si trovava eh, in quella piazza e devo dire che eh, così distinto, mi sono detta, ma forse sta un po' esagerando, no? Cioè, nel racconto sentivo addirittura una commozione netta, forte, no, e, si paura, sì, e si mi si raccontava fa. che appunto dicevo, ho avuto paura di morire. Poi abbiamo letto tutti, insomma, quello che stava eh, accadendo e quello che soprattutto purtroppo è venuto fuori nei giorni successivi. Tra poco c'è la giostra, sindaco, La prima riflessione è, insomma, se lei fosse nel sindaco... <ride> Appendino che farebbe primo, quindi un primo cittadino comunque insomma in queste occasioni che fa? Ma guardi, non ci sono da fare paragonico tra quello che è accaduto a Torino e quello che potrebbe accadere ad Arezzo, ma soprattutto per come è stata gestita l'evento di Torino e come viene gestita la, la giostra. Anzitutto la giostra è, si svolge in una piazza ad accessi controllati. I posti sono venduti e sono numerati, quindi le persone che entrano in piazza, figuranti compresi, sappiamo quante sono e quindi non si corre il rischio di sovraffollare la piazza come purtroppo è successo a Torino. Cioè Torino, io non lo sapevo, ma è stato il recettore di gite che venivano da tutta Italia, perché erano tutti talmente convinti che ci sarebbe stata una coppa Juventina che hanno lasciato perdere il calcio, comunque, che molti sono andati lassù per vedere la partita e festeggiare a Torino. Eh, di fatto ce n'è entrata troppa di gente in quella piazza e non è stata divisa come normalmente si fa quando il numero supera quello che è tollerabile per una sola uscita. Quindi c'è stata una gestione forse un po' superficiale del tema. Usiamo questo termine perché non voglio buttare la croce addosso a nessuno. Però, quando si è visto, anche a me, me l'ha detto gente che era lì. Al, al gol dell'unico, il gol della Juventus, che stato, la piazza si è mossa e già da allora qualcuno si è preso paura e ha capito che del rischio c'era. Infatti i meno diciamo, fissati a quel punto se ne sono andati perché hanno capito che si rischiava qualcosa. L'altro grande tema è che lì dentro c'era un letto di bottiglie rotte, sì. quindi non c'è stata nessuna cura nell'evitare che vendisse, fossero vendute eh, alcolici o non alcolici comunque in bottiglia. Quindi la somma di tutto questo ha portato un enorme rischio. Io dico che se non ci sono state vittime è un grande lusso per quello che poteva accadere. Io mi sono trovato per motivi completamente diversi alla vittoria del secondo scudetto a Napoli, in città. E mi sono preso paura perché quando la gente senza volerlo si ritrova tutta in un posto e comincia a sentire la pressione della folla e hai difficoltà a respirare, ti rendi conto che se succede qualcosa e caschi, non la racconti. Quindi bisogna evitare che si arrivi a quei punti e ci si arriva con il controllo degli accessi. Quindi penso che il Saracino sia le mille miglia lontano da quei tipi di rischi. Certo, un'evacuazione rapida della piazza è comunque problematica e quindi il questore ha chiesto certe garanzie che verranno date, anche per gli accessi probabilmente verranno filtrati, ma la nostra manifestazione rimane quella che è, non ha mai corso rischi in passato, non c'è motivo che li corra oggi. Non facciamoci eh, fagocitare da timori legati a questo evento torinese che, ripeto, è probabilmente nato male è stato gestito in maniera un po' sommaria. Ma l'ordinanza per quanto riguarda gli alcolici è pronta per la vostra? L'ordinanza è pronta, c'è stata stamani un colloquio tra me e i rettori a cui ha fatto seguito un colloquio riservato tra me, il prefetto e il questore a cui farà seguito un incontro diretto del signor prefetto, Sua Eccellenza Vaccaro con i rettori al termine del quale ci sentiremo e troveremo una soluzione che compendi tutte le esigenze risposta politica proprio... Cioè, vabbè, comunque. sono il sindaco di tutti esatto. e, e ho massimo rispetto per le autorità e per le istituzioni. Questa richiesta che è venuta in maniera corretta dal questore ha un certo contenuto limitativo che vedremo in qualche modo di mitigare portando però un correttivo sui comportamenti. Okay, prego. Allora, Casa Pia. Pia casa, casa. l'istituto fosse un mi sembra che non ci sia pace. In, eh, come mai ci sì, diasse dimesso? Ci diasse dimesso perché ci sono state in passato condizioni di forte dialettica sia insieme al consiglio sia tra il consiglio e la direzione, quindi c'era una, una situazione di non sostenibilità. Eh, siamo pronti a fare le nuove nomine che ancora non rendo note perché manca ancora un tassello o due. Eh, nel senso che devo avere conferma da una persona in particolare su, circa la sua disponibilità dopodiché come sempre faccio farò una nomina unica e tutti insieme spiegherò anche che tipo di nomina ho fatto ci sarà inevitabilmente un um, un elemento di continuità con il passato, inevitabile, doveroso per il fatto stesso che il nuovo Consiglio si troverà a dover approvare un bilancio che non ha formato e quindi dovrà essere su questo veicolato da un elemento di continuità. E per il resto sarà un Consiglio eh, nuovo. Però ecco, mi sembra anche in passato c'è stato qualche problema, non solo con la sua giunta, anche non è che c'è qualche. Qualche problema lì dentro? Cioè Beh, se de se la devo Qualcuno di sé medesima forse troppo con le istituzioni. Siccome lei giustamente rileva. Furbo il suo amico, eh? Il tuo amico. No, non lo portavo. Eh. <ride> sì, come giustamente rileva, sono problemi che si sono già presentati nel passato. questa è indicazione che non conta tanto il Consiglio quanto forse il sistema del personale della direzione, probabilmente, altrimenti non sarebbe stato così. Fermo restando che è un istituto molto difficile da gestire, perché i temi sono veri, oggettivi, coinvolgenti a livello emotivo e quindi ehm, non è facile muovercisi dentro, però è anche vero che poi bisogna porre un limite anche ai problemi nei rapporti personali che tutte le volte che si hanno più di due persone si pongono. Insomma, non fatemi dire altro, qualche problema c'è e verrà risolto. Bene, io se ha altre domande, ok, se no io andrei con l'ultima finale che poi il tempo sì, è tenuto. Sì, no, io mh, visco l, l, il direttore della Banca d'Italia proprio ieri ha detto che forse ba, Banca Etruria si poteva salvare senza eh, direi mettendoci un po' tante cose, insomma la situazione a retina non è delle più da un punto di vista economico, ma anche in merito a questo fatto che il direttore della Banca d'Italia dice che Banca Etruria si poteva salvare. Io dico che era meglio se non lo diceva, perché a questo punto questo significa che abbiamo pagato noi per tutti, anzi le quattro banche, per tutti. Cioè a dirlo a posteriori è quantomeno imbarazzante. Dalla sua posizione io mi sarei guardato dal fare considerazioni di questo tipo, anche perché detto... Da una persona di questo spessore non possono che rispondere alla verità. E allora è vero che si sono usati due pesi e due misure? È vero che il Monte dei Paschi forse stava in condizioni addirittura peggiori della nostra banca Etruria, ma che è stato salvato. Fermo restando il fatto che un gruppo bancario delle dimensioni del Monte dei Paschi non poteva non essere salvato perché il suo default avrebbe significato forse la destabilizzazione dell'intero sistema bancario italiano, cosa che non è avvenuta con Banca Etruria? però è anche vero che i correntisti del Monte dei Paschi mi devono spiegare per quale motivo hanno un diritto in più rispetto ai correntisti della Banca Etruria. Eh, o si vogliono fare delle differenziazioni fra territori che sono a contatto fisicamente perché noi abbiamo un confine a comune con Siena. Forse c'è un problema politico di fondo. Abbiamo il coraggio di dirlo che eh, ad Arezzo sia usato un peso diverso da quello che si è usato a Siena perché qui c'erano delle condizioni chiamiamole geopolitiche imbarazzanti. Diciamolo. Almeno qualcuno si piglia la responsabilità di dire che quanto è avvenuto è responsabilità di qualcuno. Certo non è responsabilità degli aretini, io su questo mi scaldo, perché gli aretini sulla crisi di banchettura non c'entrano niente l'hanno subita, noi siamo stati messi da giornali che hanno speculato su questa vicenda per settimane, per mesi per un anno e mezzo sulle pagine dei giornali con il problema di banchetura di Arezzo, io vado all'estero, conosco gente in mezzo Italia che mi dice, ah voi aretini avete banchetura". cioè noi passiamo sul panorama nazionale come o dei ladri o dei, dei babbei, non è così. Arezzo è una città produttiva, intelligente, che ha sempre saputo adattarsi alle immotevoli condizioni di un mercato fluttuante e variabile come era quello dell'oro. Figuriamoci se non riusciva a uscire fuori da un problema come quello di Banca Etruria. Il fatto che l'abbiamo fatta pagare ai correntisti e agli obbligazionisti è scandaloso e questo purtroppo, scusatemi, ma segna fortemente il limite culturale e tecnico del nostro governo. Punto. Bene, mi sembra che le prove tecniche per qualcosa. <ride> sì, sì, esatto. No, se non un'ultimissima riflessione, proprio appunto, puramente politica. Lei prima ha fatto un ragionamento sulla eh, regione, una regione che insomma per Arezzo è sempre stata un po' matrigna, oh. ecco, lo è tuttora. Poi lei vorrà lasciare un po' un segno in questo senso di discontinuità o no? <ride> quella di lasciare i segni è un po' la mania di tutti quelli che svolgono un ruolo politico. No, io non voglio solamente lasciare segni. Io voglio lasciare una città migliore di quella che ho ereditato. Su questo non c'è un il mio obiettivo è questo: sensi di isolamento io non ne ho, devo dire che gli assessori regionali a domanda si sono sempre mostrati disponibili a dare il loro contributo. Ho pubblicamente ringraziato, l'ho fatto prima, il Presidente e anche l'Assessore ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli, ma anche il Vicepresidente del Consiglio regionale, Lucia De Robertis, che se ne ho avuta male perché l'altra volta non l'ho citata. E, diciamo che a richiesta non è che gli Arettini non, non ci danno una mano, non c'è, l'ho detto prima, lo ripeto: una politica regionale che ci veda come un ingranaggio produttivo della nostra regione. Per produttivo intendo in particolare nel senso turistico, ma questo formalmente è vero per Arezzo, ma è vero anche per Pistoia. So che si stanno lamentando fortemente di questo anno della eh, città della cultura italiana per il 2017, perché sembra che non gli stia funzionando a dovere. Forse anche loro sono figliastri di una politica regionale che vede soltanto Firenze e un pochino Siena. Pensate a Pisa. Cioè, dire, Pisa vive soltanto della Piazza dei Miracoli, ma ha ben altro. Parliamo di Piazza dei Cavalieri, parliamo dei Valleggeri, parliamo della scuola normale di Pisa? Cioè, ma voglio dire, ma ci sono delle realtà culturali in Toscana che fanno venire i brividi a chi le vede dall'esterno e dall'estero. Non riusciamo a veicolarle, non riusciamo a portarle a valore, manca il sistema. Ecco, in questo la mia regione mia matrigna. È la regione più bella del mondo. E quindi perché non dovremmo riuscire a presentarci in maniera più produttiva, più efficiente? È vero che ancora oggi il brand Toscana paga, ma secondo me siamo agli sgoccioli. L'ultimissima, i parlamentari invece, cioè a Roma siamo ben rappresentati, secondo lei o no? Perché poi, insomma, quando ci sono questioni così importanti come la banca, ma come anche la Due Mari stessa, insomma, voglio dire, chi ci rappresenta a Roma, qualunque casacca porti, cioè, eh, deve rappresentare i cittadini. E poi, secondo me, appunto il rapporto con la città deve essere sempre molto stretto. Ma sa, io gliela dico tutta, al di là delle persone sulle quali non mi permetto certamente di dare giudizi, un governo che ha come premier un uomo che culturalmente e politicamente è nato a 50 km da qui distoglie l'attenzione della città di Arezzo e la porta altrove. Quindi credo che i nostri parlamentari probabilmente quello che potevano fare hanno fatto, ma non sono riusciti a ottenere quel risultato che politici d'altro spessore in un tempo in cui ce n'erano di meno, nella nostra realtà hanno ottenuto e quindi è un po' responsabilità loro forse, ma ancora di più del sistema. Cioè il sistema Firenze centrico, il sistema Renzi centrico è quello che a noi ci ha portato male, a partire da Banca Etruria. Bene, io ho esaurito per il momento le mie curiosità, poi insomma tanto il sindaco vedo. Non avete capito che... No, ce lo, ridica, ce lo ridica. Questo è un quadro di Fortunato e ci tengo tantissimo, di Fortunato De Pero che lo dipinse nel 1937 su incarico della Fondazione Dopolavoro Italiano, che rappresenta la città di Arezzo, perché aveva l'incarico di, di fare un dipinto per ciascuna provincia italiana. Questo è quello destinato ad Arezzo, che il vostro sindaco ha trovato da un collezionista eh, trentino, lo ha comprato e l'ha regalato insieme a Estra alla città di Arezzo. E mi fa piacere che stia qui nella stanza dove... E me lo vedo tutte le mattine. Tanto questo è un segno, c'è tanto a proposito dei segni. Bene, ci rivediamo qui fra un annetto. Per, okay. per rifare di nuovo il bilancio di questo anno, perché siamo a due, quindi bisogna arrivare a tre, a quattro e poi anche a cinque. Vero sì. diciamo che Magari per... in un incontro internazionale. Esatto. <ride> Quando si dice ma non sai contare fino a dieci. Eh. per ora contiamo fino a cinque. Ecco, va bene, grazie allora al Sindaco Alessandro Chinelli. Per a Tu grazie per a tu, a ci tutti. vediamo la prossima settimana, arrivederci. Arrivederci.